Allora, diciamo che da piccola seguivo il wrestling, quindi ti parlo degli anni tipo 80-85 e ovviamente per noi c'erano i big che ormai non vediamo più sul ring, insomma. Mio figlio è patito di wrestling e quindi l'anno scorso siamo stati a Roma al Paralottomatica e quest'anno siamo venuti qua a Bologna. Invece so che sei una grande juventina, come commenti questo inizio di stagione un po' altalenante della squadra? Che gli diamo un po' di tempo a questi juventini, dai, è inutile cominciare già a mettere in discussione la squadra, l'allenatore, e che ognuno facesse il proprio mestiere. Io faccio l'attrice, non mi metto assolutamente a commentare o a dare consigli. E hai seguito un po' quello che è successo in MotoGP negli ultimi giorni? Che idea ti sei fatta di tutto quello che è accaduto? Allora, io amo il motociclismo, nel senso che da romagnola da noi i motori sono sentiti tanto, Valentino e bene o male con Paesano, non so, è stato un finale un po' amaro, soprattutto sotto l'aspetto umano. Valentino rimane comunque un campione, forse anche nel motomondiale c'è un giro, una mole che gira attorno al motomondiale che fa un po' perdere di vista poi realmente quello che dovrebbe essere, no?